Salve a tutti, Wachikbari, e benvenuti in un nuovo episodio del The Cartoon Show 2. Nessuno mi ha detto di fare una recensione di questo programma televisivo, ma io oggi c'ho voglia e quindi Clarence. Mi ricordo una volta sono andato a casa di un mio compagno di classe nel 2014 e il suo fratellino mi ha costretto a guardarlo. Sinceramente non mi era piaciuto per niente, ma guardandolo più volte devo ammettere che non fa schifo come tanti dicono. Clarence è una serie animata statunitense creata da Skyler Page, con al momento, anzi, solamente 3 stagioni. È iniziato nel 2014 ed è finito nel 2018. Ogni episodio dura 11 minuti e ne hanno fatti veramente tanti, 130. I disegni non sono proprio spettacolari, infatti alcuni li criticano per essere troppo semplici. Ma vabbè, adesso devi parlare dei personaggi principali, ma tanto ce ne sono pochi. Clarence è il personaggio principale, il protagonista. È un bambino di 10 anni, un po' grassottello, che adora divertirsi, non è intelligente, è stupido come una lumaca, uno scemo idiota. E ogni volta però in tutti i modi a divertirsi. Però Clarence ha un grande cuore perché per aiutare gli altri addirittura non mangia, se ne frega di fare una cosa importante. Però comunque è un personaggio che a volte è simpatico, altre volte no, per niente. Poi abbiamo Jeff. Jeff Randall, ragazzi, è Steve di Minecraft da bambino. La testa è quadrata, ha la maglietta azzurra, i pantaloni praticamente uguali a Steve. È Steve di Minecraft. Cioè, capito, secondo me Jeff ha giocato a Minecraft e poi è stato teletrasportato su Minecraft e è diventato Steve. Jeff è Steve, ragazzi, è identico. Vabbè, è un ragazzo intelligente. E poi abbiamo Sumo. Sumo è basso, pelato ed è una specie di bambino animale. Fa delle cose molto crudeli, detesta un pochino Jeff. Ma ragazzi, la cosa più assurda di Sumo è chi lo doppia. In originale doppiato da Tom Kenny, lo stesso che dà la voce a SpongeBob, ma in italiano lo doppia Davide Garbolino, quello che doppia Nobita in Doraemon e Ash Ketchum in Pokémon. Se voi avete visto Clarence, Sumo c'ha una voce diversissima rispetto a quei due personaggi di prima. Poi abbiamo anche i genitori di Clarence, abbiamo Mary Wendell che è la madre, Chad che è il patrigno. Infatti il vero padre di Clarence non c'è, non si vede mai, non c'è niente da dire. E poi abbiamo questi quattro personaggi che tecnicamente sarebbero i nemici, soprattutto Belson Knowles, che è la nemesi di Clarence, Jeff e Sumo, sto bambino qua col nasone, super ricco, un po' una testa di cavolo. Ogni puntata di Clarence non ha proprio un senso logico. Vediamo Clarence con i suoi amici, fa varie avventure, solo che esagerando un po' troppo. Se per esempio non giocare a palla, poi succede il devasto. Se appunto, non so, andare al supermercato, fanno casini, bordello. Ogni volta che Clarence va in un luogo, o la gente lo saluta, lo abbraccia, oppure gli grida addosso per quello che combina. Esattamente. Una cosa che apprezzo di Clarence è il fatto che è vestito di verde e viola, due colori che mi piacciono molto, li adoro. Però Clarence molte volte è un bambino che dici perché lo fa, perché si butta nel fango, perché beve tanta acqua, perché mangia così tanti dolci, perché è stupido. Ecco, però mi ricordo che c'è un episodio dove Clarence scopre cosa vuol dire essere adulti e però diciamo diventa un po' antipatico. Sì, anche addirittura le persone adulti grandi dicono che quando erano bambini la loro vita era molto molto più divertente, perché se sei un bambino giochi, esplori tante cose, se ragazzi alla fine tutti i bambini molte volte sono un po' stupidi, poi man mano che diventano grandi iniziano a capire cosa sono le cose giuste, le cose serie, iniziano a provare tante altre emozioni, eccetera. Allora, da quello che so bene, Clarence è considerato da tanti come uno dei peggiori cartoni di Cartoon Network, pari merito con Uncle Grandpa, con Ben 10 Reboot e Teen Titans Go. Sinceramente non sono d'accordo. Io ho visto tanti episodi di Clarence, alcuni sono un po' strani, a volte è noioso, diverte poche volte, ma considerarlo veramente orribile, no ragazzi. È un cartone accettabile, mi piace, la sigla comunque è bella, anche la musica. È un cartone che secondo me merita essere visto, non è spettacolare, e basta. Ciao ciao!
Occhio da Clarence.